grande festa, una festa tra gli applausi del suo pubblico e la musica del suo cinema. Una festa a cui hanno preso parte tutte le persone che hanno amato Bud Spencer e i personaggi delle sue pellicole, che in fondo sono la stessa cosa. La famiglia in primo luogo e poi gli amici, Franco Nero, Terence Hill, riservatissimo e praticamente aggredito da folle e telecamere che ha ricordato come non abbiano mai litigato. Ma soprattutto il pubblico, le persone comuni di tutte le età in una giornata caldissima, in atteso per ore da tante città, genitori e figli. E c'è anche chi si commuove. Nei nostri cuori vivrà sempre. Erano cazzotti che non erano violenza dura, ma erano una violenza simpatica. Ha cresciuto intere generazioni di bambini e continuerà a farli crescere anche le generazioni future. Questa piazza gli sta rendendo l'omaggio che merita. Resterà sempre, sempre per quanto ci ha dato, sia lui, sia Terence Hill, per i sogni che ci hanno fatto vivere e per le speranze che ci hanno dato. Era umilissimo, molto umile. È quello che manca alle persone di oggi, la umiltà. È parte integrante, per esempio, del mio rapporto con mio padre, quindi è sempre parte di me e sempre rimarrà tale. Come ha ricordato nella sua omelia Don Walter Inzero, rettore della Chiesa degli Artisti e vicino alla famiglia, Bud, o meglio Carlo Pederzoli, era un uomo che non si arrabbiava mai, se non per soprusi o ingiustizie. Una persona che si prendeva poco sul serio perché umile, che ha sempre messo al primo posto la famiglia e i figli. Insomma, una persona per bene. Bud ha trasmesso dei valori in cui credeva, insieme a Terence. Mai hanno fatto film dove altri valori potessero prendere il sopravvento, e questa genuinità, questa autenticità è stata amata dal pubblico, secondo me.